lo sapete che oggi è lunedì? Cioè? Cos'è? Cos'è? Sì, oggi si celebrano 700 anni dalla sua morte. Davvero? Davvero? Mamma mia, 700 anni ancora tutti lo ricordano. Ma perché? So che era il miglior poeta d'Italia. Fantastico. E sapete cosa ha scritto? La Divina Commedia. Si racconta di un viaggio nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso. Prepariamo qualcosa anche noi per questa giornata? Sì, dai. Io faccio un disegno. Anch'io. Io ho una ricerca. Sì, dai, poi mettiamo tutti i lavori insieme. E facciamo un bel omaggio a questo grande scrittore. Andiamo! Il Dante ci aspetta! Ciao. Ciao. Ciao! Ciao! Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Sono davvero attuali queste parole del primo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, che pur essendo passati 700 anni, rispecchiano questo nostro angusto presente, minacciato dalla presenza di questo invisibile ed insidioso virus. Dante Alighieri è nato a Firenze nel 1265 ed è morto a Ravenna nel 1321. Nato da una famiglia nobile, è stato un grande poeta letterario e anche un pensatore politico. È considerato il padre della letteratura italiana. Tra le sue opere più famose vi è un poema, La Divina Commedia, formata da 100 canti, diviso in tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. In questo famoso poema, Dante racconta il suo viaggio nei regni ultraterreni. Il regno del peccato, raccontato nell'Inferno, il regno del Purgatorio, cioè l'espiazione dei peccati, ed infine il regno del Paradiso, cioè della salvezza. Un viaggio nell'inferno, purgatorio e paradiso, in compagnia di Dante, Virgilio e Beatrice, dalla selva oscura alle stelle lungo le strade, dalla perdizione e dalla beatitudine, fra i dannati e i santi, insomma, la Divina Commedia. Dante e Virgilio ripresero il loro cammino. Camminando volgevano le spalle al sole. E a un tratto Dante vide sulla spiaggia una sola ombra. La sua, subito si girò, temendo di essere rimasto solo. Dopo aver attraversato la voragine infernale, Dante, accompagnato da Virgilio, si appresta a scalare la montagna del Purgatorio. In questo regno, diviso in sette cornici corrispondenti ai sette vizi capitali, gli spiriti devono espiare le proprie colpe prima di poter ascendere al paradiso. La cantica si apre con l'antipurgatorio e termina con l'arrivo di Dante in paradiso ed è intanto atteso incontro con l'amata Beatrice. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quand'ella altri saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare.
Ella si va sentendosi laudare benignamente di umiltà vestuta, e par che sia una cosa avvenuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrarsi si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. E par che dalle sue labbra si muova uno spirito soave e pien d'amore, che va dicendo all'anima sospiri. Il 25 marzo si celebra il Dante Dì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data è stata approvata il 17 gennaio 2020 in vista delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte del poeta, avvenuta il 14 settembre 1321, e Ravenna, città dove Dante è sepolto. Nel mezzo del cammino, per andare a scuola, mi ritrovai in zona rossa. E da lì in DAD, tutto solo. Ahi, quanto mi costa essere promosso, che io tranquillo lì me ne stavo prima di venire dal mio banco rimosso. Quanto mi è triste stare lontano dai compagni che potevo abbracciare. Chissà se tra 700 anni studieranno anche queste strofe. Ma come Dante, noi proseguiremo il viaggio e prima o poi riusciremo a rivedere le stelle.